Eccoci qua in un altro video di Sigma Svapo. Oggi voglio portare sul canale un atomizzatore usa e getta, ma oggi ragazzi andiamo a vedere il Preco Tank di V-Zone. Ma non perdiamoci in chiacchiere ragazzi, andiamo a vederlo nel video nel dettaglio. Bene ragazzi, eccoci qua davanti alla confezione dove è racchiuso il Preco Tank di V-Zone. Come possiamo leggere ragazzi, nella parte davanti troviamo la scritta V-Zone, una foto del prodotto, la scritta Preco Tank. Su un lato ragazzi troviamo lo scratch and check per l'originalità del prodotto. Sulla parte retrostante ragazzi troviamo le specifiche dell'atomizzatore, dove la capacità è di 3 ml, le coil sono da 0,15 ohm, è una mesh coil in Cantal. Il voltaggio, il range di voltaggio è da 40 a 70 watt e il best che può raggiungere da 50 a 60 watt. Il materiale è PC più stainless steel. L'atomizzatore pesa soltanto 16 grammi e le dimensioni del prodotto sono 40x24 mm. E nella parte sottostante ragazzi troviamo i vari social. Aprendo la confezione ragazzi siamo subito davanti a questa parte di ricambio, che è il tappino della ricarica del liquido. Sfilando l'atomizzatore dalla custodia e togliendolo da questo pacchettino di plastica troviamo ragazzi subito l'atomizzatore. Come vi ho detto prima ragazzi, come il One Tank di Tesla SIG è completamente di plastica, non ci sono marchi, non ci sono scritte, non c'è nient'altro. La resistenza, che faremo un po' fatica a vederla all'interno, però comunque è una mesh coil. E ragazzi, tutto qua, non fate altro che appunto usa e getta, quindi lo continuerete a riempire finché la resistenza non si usura. Qui ragazzi, nella parte superiore, troviamo questa parte in gomma dove andate a stappare e trovate appunto l'asola per il riempimento del liquido. Nella parte sottostante troviamo l'attacco 510 con pin, sembrerebbe placcato oro, e un grandissimo drip tip che poi comunque è un tutt'uno con l'atomizzatore. La regolazione dell'aria è totale con l'atomizzatore, questo vuol dire che dovrete ruotare completamente, come potete vedere, l'atomizzatore, questa ghiera che andrà a darvi un tiro molto aperto fino a quasi un tiro molto chiuso, quindi potete riuscire a fare anche un restrict flavor. Io ora ragazzi andrò a riempire il tank con lo spaventoso del santone dello svapo, il nuovo liquido, perché comunque ragazzi ritengo che i liquidi di Matteo sono molto puliti. Io ragazzi con il One Tank di Tesla SIG sono riuscito a fare ben 4 bocce di burdel e ancora l'atomizzatore poteva andare avanti ad essere riempito, quindi comunque ne vale veramente la pena. Quindi ragazzi non fate altro che stappare ed andare a riempire l'atomizzatore. L'atomizzatore vi ricordo che tiene ben 3 ml, magari tenetelo un attimino inclinato per riempirlo il più possibile. Ed ecco qui ragazzi quindi il Preco Tank ricaricato di liquido e pronto per essere svapato. Allora ragazzi, io partirei subito col dire una prima impressione. L'atomizzatore funziona benissimo, ha un ottimo aroma. Io appunto, come avete visto, ci ho messo lo spaventoso del santone dello svapo. Si sente benissimo il limone, si sente benissimo la parte tortosa, passatemi il termine, della torta che c'è all'interno del liquido. Ma non è tutto oro quello che luccica, per la mia opinione. Questo vuol dire che io preferisco a gran lunga il One Tank di Tesla SIG per un semplice motivo: è molto più arioso. Questo vuol dire che pur avendo anche lui le asole dell'aria molto grandi, sembra che sia ottuso. Questo vuol dire che fa passare molta meno aria. L'atomizzatore comunque, come conosciamo, usa e getta,
Quindi questo vuol dire che, come vi ho detto nel video, continuate a ricaricarlo finché non si usura la resistenza. Ovvio, se utilizzate liquidi molto densi che sporcano tanto la resistenza, si consumerà in meno tempo. Se utilizzate dei liquidi molto puliti o comunque che non utilizzano olio o resine, l'atomizzatore durerà molto di più. La resa aromatica è alta, quindi comunque siamo da una scala da 1 a 10, io un 8 glielo do, se lo merita, se lo porta a casa. Ha sempre la ricarica dall'alto, come abbiamo visto. Il drip tip è simile a quello del One Tank di Tesla Sig. Anche lui funziona a mesh coil. La mesh comunque funziona bene. Il resto lo sto spingendo a 55 watt. Non nascondo, ragazzi, che comunque di vapore ne fa veramente tanto. Trovo utili questi atomizzatori soprattutto per la parte estiva dell'anno. Questo appunto ve lo consiglio perché è come il One Tank anche di Tesla Sig, perché comunque è comodissimo. Vi basta voler portare in giro una box piccolina, il suo atomizzatore, in questo caso il Preco o qualsiasi altro atomizzatore vogliate, usa e getta, magari in spiaggia piuttosto che al mare, è andato a fare una gita fuori porta, e la boccettina di liquido e siete a posto. Continuate a ricaricarlo e via. Quindi lo trovo un atomizzatore molto comodo su questo lato. Poi comunque ha la regolazione dell'aria anche lui, come abbiamo visto prima, quindi vi permette di avere un tiro da molto aperto a molto chiuso. Non vi consiglio di chiuderlo molto, anche perché il tiro è molto contrastato. Cioè, vedete che comunque fa molta fatica a salire su l'aria, quindi il mio consiglio è di tenerlo tutto aperto e siete a posto e liberi. Io ragazzi non so che altro dirvi di questo atomizzatore, perché comunque funziona bene, il voto per me è 8 per la parte mia, si comporta molto bene, ha un ottimo aroma, un'ottima vaporosità, e quindi ragazzi non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, cliccare sulla campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei video prossimi, mettere like al video se vi è piaciuto, e io vi saluto con l'ultima svapata. Fischietta anche un po' lui, eh. Quindi ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!